Allora, vi presentiamo questi due baldi giovani. Alla mia destra Mattizza, Riccardo, alla mia sinistra Scuffè, Simone. Che dire? Che sono due giocatori che insomma abbiamo voluto, il primo a Riccardo perché è arrivato all'inizio dell'anno, un giocatore insomma che io personalmente conosco benissimo perché l'avevo preso a Sassuolo e quando avevo preso pure Federico Ricci avevamo preso tre giocatori dalla Roma e Davide Frattese. Secondo me era uno dei difensori più importanti italiani. All'epoca quando l'abbiamo preso abbiamo speso pure tanti soldi col Sassuolo. Poi lui ha fatto due esperienze, una ad Avellino e l'altra a Crotone, e quest'anno insomma c'è stata la possibilità di portarlo qui a Spezia e lui è stato disponibile a essere un giocatore dello Spezia. Siamo molto felici, speriamo che ci darà delle soddisfazioni che ci aspettiamo da lui. Alla sinistra qui abbiamo Simone e Scuffè, che è arrivato in ritardo perché noi all'inizio avevamo pensato di prendere un portiere esperto per stare vicino a Capricas. Lo sapete, insomma, era di prendere sì, il portiere che avevo io a Sassuolo. Come si chiama? Pomino, non mi ricordo più come si chiamava. No, stamattina sono un po' ritardato. E allora non c'è stata possibilità, allora ci siamo fermati, abbiamo fatto un po' in un mese un po' di riflessione. Quando abbiamo saputo che c'era la possibilità di prendere Simone, perché Simone aveva avuto, l'anno scorso è stato in Turchia, in Serie A, aveva avuto un'altra richiesta di una squadra di Serie A all'estero, ha tentennato tramite il suo procuratore, mi ha detto che non era tanto felice, e poi magari lo può dire lui, di andare all'estero, pensava magari se c'era la possibilità di fare un'esperienza in una squadra di Serie A o di Serie B, e allora a quel punto, parlando con tutto il nostro staff, con l'allenatore, quando gli ho detto che c'era la possibilità di trattare, perché loro stavano trattando con una squadra di Serie A italiana, ma ne sono certo perché non dico il nome, ma lui doveva andare in quella squadra, ci siamo andati addosso noi. Serie A italiana? Italiana. E abbiamo parlato e lui ha dato la disponibilità, in 24 ore abbiamo fatto tutto, perché se no andava via nell'altra squadra, è venuto, siamo contenti, insomma un portiere che ha un bel curriculum, è giovane e niente, siamo contenti. È mutato, sei mutato? Avevo preannunciato ieri. Ah, ok. Allora è mutato Gianluca. No, questo. Altre cose non le devo dire, se ci avete delle domande me le fate a me, ve le fate a me, le fate a loro. Cominciamo con Mattizza. Ha già fatto, come diceva il direttore, delle esperienze di Serie B, come sono state? Che hanno dato, diciamo, dal punto di vista professionale? Allora, ho fatto due anni, un Avellino, un Crotone, come ha detto il direttore, e sicuramente erano due anni di esperienza dove comunque dovevo entrare nel calcio dei professionisti, e venivo da due anni di primavera con la Roma, e quindi ho voluto fare due esperienze tra virgolette forti, perché comunque Avellino e Crotone erano due piazze difficili. Dove sono stato bene, dove diciamo, cioè, anche a livello di squadra abbiamo fatto buone annate, dove però io, anche parlando col direttore, non mi sento di aver espresso al 100% le mie potenzialità, e quindi
e quindi quest'anno lo prendo tra virgolette come un anno di rilancio per me, perché ci tengo a fare bene qui, ecco. Invece volevo fare una domanda a Simone. L'anno scorso hai fatto un po', diciamo, metà in una squadra, metà nell'altra. Se questa esperienza in Turchia com'è stata, visto che non ci volevi tornare all'estero, come dice il direttore? No, l'esperienza è stata positiva. Mi sono trovato bene, ho giocato 11 partite, ho dato un po' di continuità ed è stato positivo. L'offerta che avevo quest'anno era in un campionato di fascia più bassa, diciamo, e quindi preferivo rimanere, nonostante fosse un'offerta economica importante, rimanere in un campionato più importante come possono essere quelli europei, italiani soprattutto. Quando c'è stata la possibilità col direttore, infatti, come ha detto lui, la trattativa è durata veramente poco, perché c'era la volontà sia da parte della società che da parte mia di venire qui, perché la ritengo una grande occasione e cercherò di sfruttarla nel migliore dei modi. Senti, si fa oggettivamente fatica dal punto di vista giornalistico a descrivere la tua carriera, perché è una carriera partita a razzo e poi dimensionata. Dove ti collochi tu? Cioè, dovessi descrivere quello che è avvenuto dai tuoi esordi a oggi, che cosa ti è mancato e che cosa vorresti fare? Perché, ti ripeto, si potrebbe parlare di un grande portiere giovane, ancora in crescita, come di un portiere che probabilmente non ha trovato una linea in termini di continuità, che l'ha fatto poi esplodere definitivamente. Sì, sicuramente quella che è mancata più di tutti è stata la continuità, perché dopo un primo anno positivo, nel secondo anno ho giocato solo una partita e mezza più la Coppa Italia, quindi è mancata un po' di continuità. Poi c'è stata l'esperienza a Como, una squadra che praticamente è rimasta ultima in classifica dall'inizio alla fine, e nonostante comunque ho giocato 35 partite ed è stato utile, perché mi ha dato quella continuità di cui avevo bisogno. Poi sono tornato a Udine e ho continuato a giocare poco. Quindi per questo, come dicevo prima, l'esperienza in Turchia mi ha dato nel finale, da gennaio in poi, un po' di continuità di cui avevo bisogno. E adesso c'è questa possibilità di essere venuto qui per cercare di continuare questo percorso di crescita, passando da un campionato comunque importante come quello turco a un campionato di Serie B, che cercheremo di fare da protagonisti. E questo può darmi qualcosa in termini di continuità, di esperienze, cercherò di sfruttarlo. Posso una domanda che a Marchizza? Sei un difensore anomalo, secondo me, perché hai piedi buoni, ti permetti qualche giocata, diciamo, non proprio da difensore, nasci, se non sbaglio, da mezzo al campo, quindi questo ti aiuta un pochino. Il direttore prima diceva sei uno dei profili dei giovani più interessati. In effetti i difensori italiani con le tue caratteristiche ce ne sono pochissimi in giro. La senti questo trampolino, questa responsabilità un po'? No, sicuramente penso che nel calcio moderno il difensore comunque sia chiamato un po' in causa nella costruzione rispetto agli anni passati. Io, sì, come detto tu, ho iniziato in mezzo al campo e questa cosa un po' me la sono ritrovata comunque passando dietro di volere sempre la palla e di, diciamo, provare a fare gioco. Il sistema del mister comunque me lo concede, lo richiede tanto e quindi ci sono tutti i presupposti per poterlo fare. Simone, due cose. Il allenatore che ti ha lanciato, Vidolin e Spremazzoni, a confronto. In che senso? Come tipo di allenatore? No, diciamo, uno ti ha lanciato nel grande calcio, l'altro ti ha un po' frenato, nel senso, certo, che ti ha un po' tarpato le ali. Gli allenatori hanno delle scelte da fare, quindi non mi metto qui a giudicarli. Sicuramente Guidolin è stato un attore che più di tutti mi ha dato qualcosa, ha creduto in me, mi ha dato la grandissima possibilità di giocare a 17 anni in Serie A per 16 partite di fila,
e quindi a lui devo veramente tanto. L'anno seguente poi sono state fatte delle scelte diverse, ma non ne faccio una colpa a nessuno. Ognuno ha un suo ruolo nel mondo del calcio ed è giusto che lo faccia. Invece a Marchizza volevo chiedere chi ti ha modellato a livello tecnico, come diceva Armando, dal punto di vista proprio di questo calciatore moderno, come unanimemente ti qualifica? Allora, io comunque avendo fatto il settore giovanile della Roma avevamo questo modo di poter giocare. Io ho fatto fino agli allievi il centrocampista, poi dopo per esigenze sono stato spostato dietro e tutti gli allenatori che ho avuto richiedevano questo. Diciamo l'anno in cui ho lavorato più in questo è stato con la prima squadra l'ultimo anno della Roma, dove Spalletti mi allenavo sempre con loro, ho fatto una sola presenza, però per me in quel periodo era importante allenarmi con i grandi e con un certo tipo di giocatori, quindi quello sicuramente mi ha aiutato tanto. E poi in questi due anni di Serie B, nel complesso comunque ho trovato due allenatori che richiedevano questo, quindi è una cosa che mi porto dietro da tanto e qui ci lavoro giornalmente. Sì, Riccardo, io riparto da te, insomma hai già dei compagni di reparto delineati che forse conoscevi per aver portato in Serie B, a chi ti senti più simile, con chi ti senti potresti giocare meglio, fare coppia, oppure insomma se ti sentite così ben confezionati da poter ruotare insomma in qualsiasi momento? I miei compagni comunque li conoscevo tutti, con Elio ci ho giocato due anni insieme con la Roma, Martin lo conoscevo a Erdici a Sassuolo e Claudio perché avevamo giocato contro in questi due anni. Secondo me siamo quattro giocatori diversi tra di loro, ma allo stesso tempo con caratteristiche importanti, e la competizione comunque ci aiuta a dare sempre il meglio in allenamento e chiunque può giocare con chiunque, ecco, quindi secondo me quando si ha una rosa così competitiva e in ogni reparto ci sono dei diciamo tra virgolette dei duelli per giocarsi il posto, aiuta a rendere di più sia durante gli allenamenti che durante le partite. Simone, un po' la stampa nazionale ha un po' presentato la scelta di Spezia un po' come un ripiego, insomma è una cosa che ha dato un po' fastidio, come dire, la Spezia, sinceramente sono orgogliosi della propria maglia e comunque sta facendo grandi cose in questi anni. Tu invece come la vivi, insomma, ti senti di stare ricominciando, di essere come dire, precipitato tra virgolette in una categoria che poteva non essere già più la tua, a livello personale, proprio di motivazione? No, io l'ho presa come una grande occasione, come ho già detto, e infatti proprio per questo c'è stata grande voglia e disponibilità di mettermi al tavolo col direttore per trovare una soluzione per venire qui. Il direttore sa che ha fatto anche degli sforzi proprio perché avevo voglia di venire, di mettermi in gioco, mettermi in mostra, quindi assolutamente non la prendo come un passo indietro, anzi dopo l'ultima esperienza che ho fatto in Serie B col Como, a parte questi sei mesi in Turchia, adesso ero sempre a Udine giocando poco, e il fatto di poter venire in una squadra ambiziosa come questa, una società ambiziosa come questa, è un grande stimolo e sono contento di essere qui. A tal proposito, ma chi erano? Era lui che è venuto in Serie B con un ripiego o sono stati i tifosi che hanno... No, siccome è stato commentato da Gazzetta dello Sport come... grande fenomeno, adesso è finito addirittura nello Spezia, i tifosi che sono molto sensibili hanno detto ma sì, ma non è che lo Spezia sia stato però Spezia. Noi dobbiamo essere noi, diciamo noi, voi, ma noi dobbiamo avere la mentalità di dire, con tutto il rispetto del tifoso, noi dobbiamo ragionare sempre da grande, cioè se lui è venuto qua e vi dico è venuto qua, io sono orgoglioso perché io Spezia, non Guinaccio, io Spezia
è un portiere che c'ha una storia, poi può avere alte e basse, ma c'ha una storia, è giovane. Lui poteva andare all'estero, una squadra che gli dava 5 volte di quello che ha preso qua, 5 volte, 1, 2, poteva andare in un'altra squadra di Serie A in Italia, importante, a giocarsi il posto con un altro portiere. Ha accettato, è stata una cosa veloce, perché sennò bastava 2 giorni e lui andava in questa squadra. Lui si è sacrificato, perché lui c'ha un ingaggio importante, lui si è sacrificato dei soldi per venirsi a giocare nello Spezia. Per cui, cioè, io mi sento, società, mi sento orgoglioso quando un ragazzo, che può essere lui, che può essere Macchizza, può essere un altro, che avendo pure un ingaggio importante mette in gioco la sua, principalmente il denaro, lo mette da parte e si è levato dei soldi per venire a giocare nello Spezia, cioè si è messo in gioco, voglio dire, poi dopo a fine anno vediamo come va, come non va, però lui si è messo in gioco, per cui dobbiamo essere orgogliosi che lui è venuto nello Spezia. No, ma infatti, infatti è quella che è stata presentata, no, per la nazionale, è stata presentata, sì, però non è Spezia, no, non penso, Andrea, non penso, non penso, non penso, no, lo so, ma perché me lo dice a me, se io sono orgogliosissimo in tutte le cose che faccio, però non penso, uno, io non penso è stato presentato, ma io non l'ho, cioè non l'ho scritto un po' di tutto dicendo, però insomma, ma sì, ma però dai, no, 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 uno deve essere caso, se... anche per una questione, insomma, sappiamo che in Serie B per motivazione è importante, c'è un mister che mi pare che Ma se uno viene vuol dire che c'ha le motivazioni, se no non veniva, poi uno come la presenta. Con cui trattavi in Serie A, si può dire, non può dire. Ma hai detto il direttore prima, adesso sono qui ed è giusto pensare alla Spezia e a fare bene qua. Ma questo te lo dico io al 100%, perché lo so io, forse lui neanche lo sa, lo so io, ma la cosa è al 100%. Però lui quando è stato chiamato, ho detto, quanto è durato? 24 ore neanche. Quando gli abbiamo detto guarda, c'è la possibilità così così così, mi ha detto, lui ha detto subito va bene, gli avevamo detto le nostre condizioni economiche, lui si è levato dei soldi, ha detto me li gioco diversamente. È stato dal punto di vista tuo è anche un po' un cambio di strategia, come dicevi prima, al posto di un, come dire, un portiere, se noi abbiamo due portieri di fare il 12, qui invece abbiamo, cioè, poi chi è più bravo gioca, io non faccio l'allenatore, io quando gli ho detto al mio allenatore c'è la possibilità di prendere Scuffè, mi hanno detto ma stiamo aspettando, e di fatto è stata immediata, l'abbiamo fatto. Tra l'altro è anche un pochino, tra virgolette, ipotecato per il futuro, perché hai messo questo diritto di riscatto. Ma l'ha preteso pure il suo procuratore, lui l'abbiamo messo, dipende da lui, dipende anche da noi, perché dopo bisogna riscattarlo, non è che... Poi bisogna comprare. No, bisogna comprare. Sì, vabbè, però se non c'è un controriscatto, per cui una volta che magari si decide... È un riscatto in regola, senza controriscatto. È legato alla promozione? No, è legato alla scelta. La l'Udinese c'ha un premio se andiamo in Serie A, perché pure l'Udinese ha partecipato, ha aiutato questo trasferimento, perché lui avendo un ingaggio importante abbiamo fatto... C'è stata la volontà di 3 parti, dell'Udinese, la sua e la nostra. Dico bene, correggimi se dico... Scusa, mi spiega un attimo, avrà un premio? L'Udinese ha dato dei soldi per aiutare all'ingaggio che c'era allora. Un bonus seminario. Esatto, bravissimo. Come società, quando tu ti fanno queste cose qua, devi ricambiare e dici se raggiungo un obiettivo te le restituisco, certo. E ti do un bonus. Lui ha lasciato dei soldi per venire qua e ci avrà pure lui un bonus,
e si è trovata la quadra, perché se no la quadra non la trovi mai. Questa fase del mercato che può creare questa occasione, perché se Buffet venisse in Serie B magari un mese fa non si aspettava nessuno, chiaramente. Lo so, ma pure lui ti dico, c'ha da quando è stato 20 giorni, un mese, c'ha sta squadra all'estero che gli faceva un contratto da nababbo, dico bene o dico male? No. Cioè, l'offerta doveva firmare, firma, l'Udinese prendeva pure dei soldi, poi mi sono trovato col procuratore in un posto, mi ha detto, oh, guarda, so che stai seccando il portiere, il mio giocatore non vuole, sta tentennando, correggimi se dico una fesseria, sta tentennando di andare lì, ti può interessare? Io ho detto, ah, dammi un paio d'ore, ti dico, chiamate il mio allenatore, c'è questa cosa qua, se può fare. E quando mi ha detto cosa guadagnavo, gli ho detto, guarda, lascia stare, è meglio che non... Poi invece mi ha ritelefonato, mi ha detto, guarda, l'Udinese aiuta un po', lui si sacrifica e abbiamo fatto la cosa. Poi magari lui non si sacrificava, l'Udinese non si... non la facevamo. Questo è stato... sono quelle cose che magari nascono nel mercato e che... Non è il momento giusto, cioè che poi si devono sempre, sono sempre tre componenti che si devono mettere d'accordo, non è che è una componente sola, magari lui diceva sì, vado là, però non voglio perdere, quando ci stanno i giocatori dice no, io non voglio perdere 1.000 lire, e invece lui dice... si è messo in gioco, nel senso li parlo a livello di soldi, a livello di... non è che era disperato, dice che non ci aveva due opportunità, no, una all'estero. No, voi state bene, state bene. Non penso siete disperati, poi dai, non è... è stata una cosa, insomma, prima che venisse voi, che te l'ho incontrato, gli ho chiesto come ti sembra, digli cosa mi hai detto. Organizzazione, struttura, squadra, di livello. Sì. Non manca niente per poter lavorare. Abbiamo a disposizione veramente tante cose che da altre parti sono sicuro che non ci sono, e si può lavorare bene. Guido, la domanda è ovvia, avete preso un portiere giovane come Lituano, secondo me è un portiere di grandi prospettive, con tutto il rispetto per la posizione di Capricas. La continuità è però una cosa che è un binario solo, bravo, cioè, uno dei due finisce per essere l'agnello sacrificale. Lo so, ma questo è... se uno vuole fare le cose, ci stanno tanti percorsi da fare. E abbiamo ritenuto che lui venisse qua, per cui poi dopo c'è l'allenatore, decide l'allenatore. Qualcuno, pure lui, può dire la stessa cosa, lui è forte tutto, però c'ha... se vogliamo crescere come società dobbiamo prendere i giocatori forti tutti, qualcuno starà fuori, però fa parte del gioco, non è che... cioè, io Spezia sono orgoglioso perché ho dei giocatori forti, perché vedi Marchizza prima di venire qua c'era cioè un'altra squadra di Serie B importante che lo poteva prendere, però dato i rapporti con Sassuolo, dato i rapporti che ho con lui, col procuratore, dice no, vengo a Sassuolo, a Spezia. Dopo magari in questo momento si sta trovando che non sta giocando, che fa? Dice, però è importante essere in una squadra dove è allenata bene, da un allenatore importante che è italiano. I giocatori sono tutti di livello, cioè al di là che qualcuno ne dice, sono tutti di livello. Per cui ci sarà qualcuno che sarà sacrificato, però pazienza, non è che possiamo avere tutto, no, è giusto, la tua domanda è giusta. Un cambio di strategia in un mese solo, strategia, se il mio allenatore mi chiede una cosa io lo devo cercare di accontentarlo, non è che posso, se io magari sbaglio il giocatore, mica dico, mi sono testardo che dico, no, deve stare per forza questo, no, non esiste, cioè per me prima di tutto viene solo Spezia, se lo Spezia cambia strategia ci può stare, non è che mi vado a non me ne creo problemi, per l'interesse dello Spezia io non me ne creo problemi, io ammazzo pure i miei figli
per il mio lavoro. Si è parlato di italiano, volevo chiedere soprattutto, diciamo, a Marghizza, perché lo ha vissuto finora di più ovviamente che Simone, che impressione ti fa, diciamo, quotidianamente questo allenatore, diciamo, come ti trovi? Mister è, come si dice, un malato del calcio, nel senso che vive di questo, e queste persone, diciamo, fanno solo bene alla Serie B, ma diciamo a tutto il calcio italiano. Quindi in questo ritiro, e dopo tornare del ritiro, abbiamo lavorato tantissimo, perché comunque mettere dentro tutte le sue idee ci vuole del tempo. Abbiamo fatto il possibile per arrivare a questa prima di campionato con un buon bagaglio, sicuramente dobbiamo migliorare, però come ho detto prima, lui ti trasmette una carica che in pochi hanno, e questo sicuramente è un pregio che ci aiuta e che lo aiuta tantissimo. Invece Simone, tu le prime impressioni? Impressioni positive, il mister è una persona che ha una mentalità vincente, vuole vincere, non sopporta perdere come tutti, però lo fa vedere in maniera particolare, e questo, come diceva anche Ricky prima, è positivo, perché ti trasmette sempre quella fame di vittoria che in una società così ambiziosa ci vuole. Io ho lavorato 2 giorni con la squadra e già sono entrato nei meccanismi, già ho capito quello che chiede, che è di fare la partita, di gestire la partita, cercare di gestire il pallone, ed è una cosa che mi piace, e non stare solo ad aspettare gli altri. Le domande? Una domanda al direttore su, diciamo, questo fine mercato, visto che l'hai preso anche il portiere. Vabbè, il portiere, abbiamo detto sempre che dovevamo prendere, magari abbiamo preso un portiere diverso di quello che volevamo prendere, però l'abbiamo preso. Altro? Finiscono qui le presentazioni o dobbiamo aspettare? Non ho capito. Le presentazioni, qualcosa in programma, c'è calendarizzato qualcosa? Se il mercato è sempre aperto, sempre può succedere. Ci hai detto l'altra volta lunedì, è arrivato il portiere. Quando sei arrivato? Lunedì. Ora diciamo quando arriva il prossimo arrivo. Diciamo pure che qualcuno che magari va a giocare in qualche altra squadra. Ah, perché siamo in tanti, non è che dobbiamo. Un ragazzo. Pinto andrà a giocare nella squadra della Zaghena. Sì, va da Zaghena, per cui è una società nostra e va a fare esperienza nella Zaghena. Da domani sarà disponibile la Zaghena. Attraverso il mare. Attraverso il mare, esatto. Da un bel posto in un altro. Sono 2 posti di mare, dai, noi siamo avvantaggiati, che gli piace il mare come a lui, sono venuti qua a Spezia, perché insomma è una bella città. Prima gli ho chiesto. Chi sono il centro avanti? È stato convocato sia lui che il portiere nell'Under 21, insomma, di Lituana, il portiere e Gudjons. Vediamo, non prometto niente, non svendisco niente. Può darsi facciamo qualcosa, ma può darsi non facciamo niente. Adesso siamo completi in tutte le parti, in tutte le situazioni. Poi magari voi diciamo che rappresentate la città, dice ci vuole, cercate sempre la punta, ma non si vincono le partite con gli attaccanti, si vincono le partite come squadra, come organizzazione, come lavoro, per cui noi siamo contenti. Poi se capita qualche spiraglio che si può migliorare, siamo attenti a quello che succede nel mercato, ci facciamo trovare pronti, non è che diciamo. Non sei in ferie, questo è chiaro.
No, 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 per niente, per niente. Quindi devo pensare pure le... Ma io sempre voglio migliorare. Con lui, quindi... Sì, ma io sempre voglio dire... Allora, questa è una cosa che... Cioè, io ho la mia idea di calcio, la mia è quella dell'allenatore, che è la cosa più importante, perché l'allenatore è quello che trasmette alla squadra, a tutti quanti, pure a noi società, la mentalità. Però poi ci sono delle cose che magari degli imprevisti che si vengono a creare, come pensavamo di fare una cosa, non l'abbiamo fatta e poi siamo andati su un'altra, però non è. Cioè io devo cercare di fare pure le esigenze sia della società sia del settore tecnico, che sarebbe l'allenatore, per cui siamo abbastanza in sintonia di quello che facciamo, per cui questo è già un vantaggio. Sappiamo che si può migliorare, non è che non si può migliorare, però bisogna stare attenti di quello che facciamo per non fare, perché certe volte magari uno vuole migliorare e fa confusione non ne vogliamo fare. Ora vediamo se magari esce qualcuno che... L'operazione 24 ore la scuffetta, insomma, magari. Vediamo, non lo so, non posso... Cioè, no. Ti dico, adesso sono soddisfatto di quello che è stato fatto, perché abbiamo una rosa abbastanza, ogni ruolo c'è un doppione, poi può essere bravo, scarso, per me sono tutti bravi i giocatori dello Spezia, e siamo completi, anzi forse ci abbiamo qualche giocatore in soprannumero, anche per loro stessi non è giusto magari tenere troppi giocatori. No, fuori rosa non esiste, cioè non rientro a livello tecnico nelle esigenze societarie. Diciamo. Sì, non è. Dovrebbero trovare la squadra tutti e due. Vediamo se poi riusciamo a liberare qualche posto, vediamo cosa si può fare. Che livello verso Palermo? Così dicono, cioè. Stanno parlando, insomma, sta parlando, perché alla fine decide il giocatore, non è che, perché se va a Palermo dobbiamo fare una risoluzione di contratto, perché va nei dilettanti, però questa è una scelta che fa lui, ragazzo, ma non è che so che sono interessati, so che piace, vediamo. Se non ci sono altre domande, questa è la foto.